Partiamo subito dalle ultimissime. Arriva Massimiliano Mangraviti. L'unico prestito dei 24, 5, 25 giocatori che abbiamo è l'unico prestito. Gli altri sono tutti di proprietà. Ecco, che cosa vi ha convinto di questo ragazzo? Io l'ho visto crescere, era nei giovanissimi, quindi ha fatto tutta la trafila, è un buon giocatore, mancino, uh-huh. Di prospettiva, infatti il Brescia lo dà solo in prestito, non c'è diritto di riscatto, non c'è niente, perché loro credono in questo ragazzo. Poi io lì a Brescia il direttore era il mio collaboratore e quindi me l'ha consigliato di prenderlo. Oh, per un difensore che arriva, oramai possiamo darlo praticamente per certo, Ivan Speranza non fa parte più del progetto del Teramo. No, Ivan Speranza ho parlato io personalmente l'altro giorno, ho spiegato i motivi con molto rammarico, però abbiamo bisogno di cambiare. Per Infantino invece com'è la questione? Guarda, molti non sono d'accordo sul fatto di privarsene, volersene privare. Neanch'io, se è per questo. Il problema è un altro, l'ho detto prima. Questa è una nuova società, è una società che, dove Teramo città ha trovato una persona che almeno a memoria d'uomo non ricordo che in Abruzzo, soprattutto nella provincia di Teramo, sia successa una cosa del genere. Quindi un presidente che arriva dove non trova, diciamo, niente, nessun tipo di patrimonio tecnico e di nessun'altra natura, ma questo senza nulla togliere a quelli che ci stavano prima, però il fatto è così, ci sono rimasti 3-4 giocatori, tra cui Speranza, infortunato, e Infantino, più Persia, Cap, sono 5 mi pare che sono rimasti, e poi non c'era niente nel settore giovanile, e quindi se il presidente ci ha permesso di acquistare quasi 60 giocatori tra prima squadra e settore giovanile, è chiaro che tutte le persone che lavorano per questa società devono credere ciecamente in quello che il presidente ha nella sua mente e sì, quello che vuol fare. Se c'è qualcuno che ha qualche tipo di dubbio, non può stare con noi. Tutto qua. Poi tutte le altre valutazioni le potete fare, potete dire quello che vuole. Noi abbiamo bisogno di gente come i giocatori che abbiamo preso, che credono ciecamente in quello che fa la società e basta. Chi non ci crede non può stare. Le chiedono se può arrivare ancora Costa Ferreira. Guarda, noi per quello che mi riguarda abbiamo chiuso, però come in tutte le cose, in tutti i mercati, capita qualche occasione per migliorare ancora di più senza spendere troppo. Se c'è la possibilità possiamo fare anche qualche altro tipo di operazione, però deve essere una cosa proprio conveniente.